Siamo con la dirigente scolastica Maria Maddalena Chinisso, preside dell'Istituto Tecnico Industriale del Liceo di Scienze Applicate e del Liceo Artistico di Termoli, una scuola che conta più di 1.000 iscritti in totale. Intanto ci può dare le sue impressioni su questo primo giorno tanto atteso e tanto significativo? È vero, atteso sicuramente, ci stiamo lavorando dall'inizio dell'estate. Quando dico ci, intendiamo noi, le scuole, il ministero, insomma, ognuno per la sua competenza. Devo dire che insomma è andata bene. Io ho assistito personalmente anche all'ingresso dei ragazzi. I ragazzi, nella stragrande maggioranza, sono stati bravi, hanno rispettato le regole, mascherina alzata, quindi insomma sono entrati in maniera tranquilla. Io confido proprio nel fatto che riusciamo a tenerli in classe veramente. Insomma, è stata una bella emozione. La scuola vuota, questo lo dico da dirigente scolastico, è veramente brutta. I corridoi, le aule silenziose, quindi siamo ben contenti che i nostri studenti siano rientrati. Ecco, c'è anche fiducia per quest'anno scolastico dopo l'anno e mezzo, che ha visto la DAD farla da padrone. Cosa si aspetta per quest'anno? Allora, in realtà un po' di timore l'abbiamo tutti, perché gli anni passati ci hanno insegnato che non riusciamo mai a stare tranquilli, insomma. Anche l'anno scorso eravamo convinti di aver iniziato bene, poi dal mese di novembre in realtà è stato, insomma, un susseguirsi di emergenze. Certo, quest'anno abbiamo una differenza notevole, fondamentale, abbiamo il vaccino dalla nostra parte, questo lo devo dire. Questa è una scuola in cui penso che il 99,5% del personale sia vaccinato. Chi non lo è o perché non condivide questa scelta o perché non può per esigenze di salute, ma sono veramente numeri piccoli. So che molti studenti anche sono vaccinati. Oggi nell'incontro che ho fatto con tutte le classi, più di una classe mi chiedeva proprio se noi siamo tutti vaccinati, possiamo stare senza mascherina. Quindi anche loro hanno aderito in maniera, insomma, importante alla campagna vaccinale. Quindi ci aspettiamo che questo ci dia un aiuto fondamentale. Comunque tutte le norme di sicurezza permangono, quindi le mascherine, il distanziamento, l'igienizzazione, il non assembramento, tutto questo rimane. Si è aggiunto il vaccino, si è aggiunto il Green Pass, insomma, confidiamo che vada meglio quest'anno. L'ottimismo quindi c'è. Sì. Confidiamo, la scuola è fatta di relazioni oltre che di apprendimento. Quindi i ragazzi sono convinta che abbiano perso moltissimo. Anzi, devo dire che forse avevamo un po' sottovalutato da adulti, e invece ho avuto modo di constatare che l'anno scorso diversi hanno risentito di questo non poter uscire insomma, in maniera libera, dell'assenza di relazioni tra di loro. Insomma, è stata dura anche per loro. Quindi sì, siamo ottimisti, speriamo che riusciamo a tenerli tutti in classe.